È stata celebrata a Roccella Ionica la giornata della memoria. Il parroco della chiesa di San Nicola Exalef di Roccella Ionica, padre Giovanni Giomanana, ha invitato tutta la cittadinanza, la sera prima, il 26 gennaio, ad accendere un lume sui propri balconi o sulle proprie finestre, dalle ore 18:30 alle ore 21. Tutto questo è stato fatto proprio dopo il tramonto, per sottolineare il buio che avvolse tragicamente il mondo in quel periodo. In molti hanno accolto l'invito del parroco, tra questi anche alcuni ragazzi del catechismo del quinto itinerario, dimostrando che la memoria di questi nostri fratelli rimarrà per sempre indelebile. Al mattino, la Santa Messa delle 7:30 si è celebrata in suffragio di tutte le vittime dell'Olocausto. Al termine della funzione religiosa, i ragazzi della parrocchia hanno voluto liberare in cielo dei palloncini a forma di cuore, in onore di chi ha perso la vita nei campi di concentramento. Un'iniziativa fortemente voluta da Padre Giovanni e dai suoi giovanissimi collaboratori, che hanno dimostrato ancora una volta di sapersi contraddistinguere per la loro voglia di fare ed il loro impegno nella loro comunità. Anche durante l'adorazione eucaristica mattutina si è continuato a pregare per la pace e per l'uguaglianza, affinché non si ripeta mai più tutto ciò che è accaduto ai migliaia di innocenti a cui è stata tolta crudelmente la vita.